piace anche perché è inconsueto comunque che un architetto venga poi a parlare di affreschi, visto che è vero che mi sono occupata della vita, ma appunto della vetrina, dei giardini, degli impianti idraulici, ma inevitabilmente anche dell'apparato decorativo. E quindi è sì, nelle mie conoscenze, ma sicuramente non è l'elemento più peculiare rispetto alla mia professionalità. Comunque, due parole sulla villa. La villa, io credo che in realtà i pesaresi la conoscano tutti, Villa Caprile, Villa Mosca, quindi la famiglia Mosca, famiglia di origine bergamasca che si trasferisce a Pesaro nei primi del 600, la comincia comunque a costruire a partire dal 1640, quindi l'impianto della villa è una villa seicentesca con ampliamenti avvenuti poi nei secoli proprio per volontà testamentaria della famiglia Mosca, di un fideicommesso che imponeva ai propri eredi di ampliare, abbellire, modificare la struttura stessa appena la perdita, quindi si pensi quanto fossero illuminati nel voler mantenere le proprie proprietà in antico. Quindi la villa ha un impianto seicentesco, le sale affrescate da un atto del 1683 erano ben 8, di queste 8 ne rimangono soltanto 5, proprio perché la trasformazione e l'elevazione della villa stessa con la torretta soprastante noi impose il sacrificio di alcuni di questi ambienti, e queste stanze sono oggi difficilmente rintracciabili, ma erano da nomi interessanti, appunto da questo montagno seicentesco, erano la Camera d'Europa, di Diana, del Sole, d'Ercole, che è l'unica ancora riconoscibile, la Camera d'Orfeo, di Fetonte, della Fortuna e di Bacco. Di queste, dicevo, soltanto 5 sono sopravvissute, di queste 5 soltanto quella d'Ercole, che è quella alle nostre spalle, riconoscibile per l'iconologia che mantiene. Noi siamo oggi però nella sala centrale. La sala centrale, che ha una decorazione, è quella che ha mantenuto, diciamo così, la decorazione più, anche per la superficie che ha, più importante, e nella quale in realtà della decorazione seicentesca forse ben poco rimane. Comunque la decorazione seicentesca è stata da tutti in maniera univoca attribuita a Giulio Cesare Begni, che è un pittore della fine del 500, della prima metà del 600, che lavora anche a Palazzo Ducale, e a questo artista ha sicuramente testimoniato l'intervento del miglior allievo del Lazzarini, che dovrebbe aver restaurato, forse interamente rifatto, quello che Begni aveva fatto, e che è Ubaldo Gimignani. Quindi nella stanza in cui siamo potremmo avere forse sotto, forse sotto le specchiature che sono tutte decorate ma che non vediamo, che siano decorate lo si vede dai saggi alle vostre spalle, ancora le cose del Begni, ci sono gli interventi di Gimignani, ma probabilmente ci sono ancora interventi di un artista ottocentesco ancora non meglio riconosciuto. Sicuramente entrando l'arazzo centrale vi dovrebbe aver colpito, in cui è rappresentato il motto Sine Cerere Bacco Frigiat Venus, cioè senza i frutti di Bacco e di Cerere l'amore non c'è. Il tema erotico originario di questo motto in realtà in questo luogo è sostituito molto probabilmente da un tema legato alla prosperità e quindi al buon augurio che l'autore voleva fare o gli era stato commissionato dai Mosca a voler fare alla famiglia Mosca stessa, e comunque riporta con tutta la decorazione vegetale che lo contorna al tema fondamentale che caratterizza tutte le ville del San Bartolo all'interno del quale Caprile si colloca, e cioè quello dell'ambiente, del paesaggio e del vivere all'interno di una struttura costruita come se si fosse, in questo caso, sotto una grande pergola. L'arazzo centrale è contorniato negli angoli, e quindi guardate bene gli angoli, dalle quattro stagioni. Quindi abbiamo inverno con Borea, abbiamo l'estate con Cerere, abbiamo la primavera con Flora e l'autunno ovviamente con Bacco. Tutte le quattro stagioni sono circondate da piante che vanno tutte verso l'arazzo centrale, ma che sono quelle tipiche del momento storico stagionale che rappresentano, come anche all'elemento stagionale che rappresentano si rifanno gli animali che sono sotto gli oculi, che sono al centro del basamento su cui le stagioni poggiano. Quindi l'elemento della rappresentazione
ripetersi della natura nei mesi e nelle stagioni viene rappresentato in maniera più che evidente. Sui quattro peducci portati centrali, quindi proprio al centro del salone, sono poste delle giovani che hanno in testa, quasi fossero delle canofore, dei vasi che, all'interno dei quali sono piantati alberi che sembrano sorreggere l'arazzo centrale. I vasi che sono sulle teste delle ragazze, al centro dei vasi sono rappresentati quattro segni zodiacali, che sono l'Ariete, il Toro, il Cancro e i Gemelli. Gli altri segni zodiacali li ritroviamo invece negli altri vasi posti nella posizione più bassa, sempre poggiando sugli altri peducci della volta. Quindi, se eravate la volta scorsa, o chi c'era la volta scorsa nella sala dello zodiaco della Biblioteca Oliveriana, qua ritrova il tema dello zodiaco rappresentato comunque all'interno della stagionalità che si ripete nei secoli. Nelle lunette sottostanti, viceversa, viene rappresentata la storia di amore e psiche, anche questa secondo la narrazione di Apuleio dell'Asino d'Oro, e il significato è quello di nuovo di augurare prosperità alla famiglia Mosca, così come amore e psiche avevano vinto combattendo ogni avversità che allora si era prospettata. Fra tutta questa vegetazione vedete nella parte più alta delle vele, uccelli di varia natura, non tutti riconoscibili, anzi quasi nessuno riconoscibile, se non evidentemente riconoscibile invece la civetta che era sacra ad Atene e civetta che era anche simbolo dell'Accademia Pesarese, che in qualche maniera nel Settecento è legata comunque a questo luogo e che rappresenta e aveva come motto proprio perpetua est firmitas fidelitas, quindi che è un elemento che ha sicuramente caratterizzato l'autore forse ottocentesco o il restauratore ottocentesco degli affreschi seicenteschi da cui sono partita e che comunque ha seguito, dicevo, e ha condotto la mano di quest'artista. In cima, sui lati brevi della sala, poi troviamo gli stemmi della famiglia Mosca, a rappresentare chiaramente la grandezza di questa famiglia e dell'importanza che in questo luogo volevano nuovamente rappresentare con l'edificazione. Brevemente dico che le altre sale mantengono il tema vegetale fondamentale, anche se non le vedrete, ma semplicemente per confermare che la tematica, e credo che posto migliore non potesse essere scelto proprio per la lettura che avverrà oggi, e l'importanza che il culto naturale vegetale della natura aveva all'interno di questo spazio in cui oggi siamo. Io vi ringrazio. Buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti in questo nostro incontro dedicato al poeta Lucrezio. Ho detto poeta, ma nello stesso tempo potrei dire filosofo, perché un carattere essenziale di questo suo poema in sei libri è quello di riuscire in un modo unico nella storia della letteratura antica e moderna a coniugare la poesia e la filosofia insieme con dei momenti di sintonia e di armonia e altri passaggi invece conflittuali e contraddittori. Allora io, come tendo a fare al solito, per accostarci insieme a questo classico, vorrei mettere in luce che anche questo capolavoro affonda in quelle naturali contraddizioni della nostra esistenza. Noi siamo nello stesso tempo razionali e passionali, abbiamo delle convinzioni teoriche dove le argomentazioni sono ben concatenate e poi abbiamo improvvisi sgorghi e guizzi di razionalità che ci contraddicono, perché forse l'esistenza stessa di per sé presenta un carattere contraddittorio, perché la vita è di sua natura piacere,
gioia, invenzione, ma nello stesso tempo tende verso la morte. Quindi questa ambivalenza dell'esistenza stessa, che da un verso è per definizione piacere, perché si potrebbe dire che anche il semplice esistere sia già bello. Il semplice esistere al di fuori di ogni condizione sociale, politica e di ogni altro genere ha una sua bellezza elementare e primordiale, però nello stesso tempo questa bellezza è a volte contrastata e contraddetta, se non dalla morte, dal pensiero della morte, che spesso accompagna proprio i momenti più gratificanti dell'esistenza. Quindi tante volte io ragiono tra me e me, attribuiamo a un poeta, a un filosofo, delle contraddizioni che invece forse non sono da addebitare a lui o a lei, ma sono inerenti a dei tratti dell'esistenza che questi pensatori, questi poeti come Lucrezio, hanno la potenza e il coraggio di affrontare. Ora, questo discorso che sto facendo in certi casi fa sì che poesia e filosofia siano, come dire, armonizzate con una potenza straordinaria, e l'esempio classico e più significativo è quello della Commedia di Dante Alighieri, dove poesia e filosofia concorrono armonicamente verso un esito finale paradisiaco. Poi ci sono dei poeti nei quali invece questo tentativo di conciliare la sfera razionale del pensiero, dell'argomentazione, della meditazione con la sfera vitale, cioè la gioia di vivere, impulsiva, istintiva, non approda a una sintonia, ad una armonia come in altri autori. E quindi Lucrezio è diventato un po' forse il poeta più rappresentativo di questa lotta tormentosa per cercare di conciliare la nuda e prosaica verità filosofica che eredita da Epicuro con le pulsioni fondamentali della vita che ci spingono poi verso il piacere. Perché Lucrezio nel suo poema si richiama apertamente alla filosofia di Epicuro, filosofo nato nel 341 a.C., mentre Lucrezio è vissuto nel primo secolo a.C., si è incerti sulle date di nascita e di morte, comunque pare intorno al 94-95 a.C., pare sia vissuto 44 anni. Quindi Lucrezio, che ha attentamente letto le opere di Epicuro, una parte delle opere di Epicuro, lo ha eletto a suo maestro. Maestro addirittura circonfuso di un alone divino. Per lui non è solo un maestro di filosofia, per lui è un salvatore. Per lui e per tanti altri epicurei. Cioè uno che ha indicato la via della serenità. Perché bisogna dire che nel pensiero di Epicuro la meta suprema è la felicità. E questo è un tratto proprio che si potrebbe dire tipico dell'ellenismo. Perché mentre i maestri del pensiero classico, come Socrate, Platone, Aristotele, ponevano come scopo supremo della vita la verità attraverso la conoscenza, verità che poi ci consente anche di essere giusti moralmente e per sovrappiù ci rende felici, quindi consideravano disonorevole porre a scopo dell'esistenza umana la felicità, perché lo scopo dell'esistenza umana è la conoscenza del vero. Secondo la triade di Socrate, la verità fa sì che l'uomo che persegue la conoscenza per tutta la vita sia anche giusto e fa sì che sia anche felice, mentre l'ignoranza fa sì che diventiamo ingiusti e anche infelici. Quindi l'ignoranza, la cattiveria, sono castigo a se stesse, mentre la felicità viene come un dono perché abbiamo perseguito la conoscenza. Invece col venir meno della polis, delle certezze etiche della polis, con la mancanza di un rapporto diretto tra governanti e governati che consegue al periodo ellenistico, perché dopo la morte di Alessandro Magno si creano dei regni in cui la relazione non è più all'interno della polis più frontale, più diretta, la relazione politica, ma diventa più distante, ecco che forse come un segno di debolezza, che qualcuno potrebbe anche leggere come un segno di debolezza storica, si comincia a porre come scopo supremo della vita la felicità. Infatti Epicuro, questo grandioso pensatore, autore,
il secondo Diogene da Laerzio, è stato autore di tantissime opere, ma del quale ci rimangono poche decine di pagine, pone a scopo dell'esistenza la felicità, non più legata alla società. Questo è un aspetto decisivo. Cioè, nella polis greca, come nella città romana, è inconcepibile che un filosofo, un poeta, un uomo si separi dalla società e rivendichi come uno spirito libero, come un Nietzsche dell'Ottocento, il Freiheitsgeist, rivendichi con fierezza l'indipendenza del proprio pensiero. Chiunque pensa o scrive poesia in qualche modo deve fare conti con la società. Ora invece Epicuro aveva come motto l'arte piosas, cioè vivi in incognito, vivi nascostamente, cioè persegui la tua propria felicità lontano dalla vita politica. Perché? Perché la vita politica è fonte di angosce, di ansie, di desideri, di paure, e alla fine la tua esistenza sarà tormentata. Invece se tu vivi nascosto, vivi in incognito, potrai coltivare la tua vita in una comunità di amici. Ecco, quando noi pensiamo alla avversione che molti pensatori politici hanno avuto verso Epicuro nel mondo prima ellenistico e poi nel mondo romano, forse dobbiamo pensare che questo è il nucleo di questa avversione. Cioè non era vista moralmente degna, non era visto moralmente degno il perseguimento di una felicità in solitudine con una ristretta comunità di amici al di fuori dei doveri prescritti dalla società. Ma com'è la felicità di Epicuro? Epicuro nel suo tetrafarmaco, cioè un farmaco contro quattro mali, individua la felicità come una forma di atarassia e di aponia. Atarassia, privazione di dolori spirituali. Aponia, privazione di dolori fisici. Qualcuno beffardamente gli ha obiettato: allora secondo te basta stare in salute? Allora affidiamo ai medici la nostra felicità. Se una persona è sana, non ha dolori particolari, è anche vuota, mentalmente vuota, allora ecco, questo è il massimo che gli si potrebbe concedere. E quindi è stato oggetto di polemiche anche gratuite. Quali sono secondo lui le paure e quindi i dolori che noi siamo destinati a soffrire se non ci affidiamo al suo pensiero? Dico così perché lui non era solo un filosofo, era un maestro di vita, era una specie di santone circonfuso di un'aura divina come Pitagora. Nella scuola pitagorica lo chiamavano il divino Epicuro, e quindi la parola del maestro era autorevole in modo assoluto. E diceva Epicuro, scrive Epicuro, che una fonte di dolore e di paura per noi è la paura degli dèi. Immaginiamo questo al di là, più volte praticamente evocato fin dai tempi di Omero, cioè questo Ade, dove tra prati di asfodeli, che sono i fiori dei morti, vagavano fluttuando non già anime, ma quasi presenze larvali, spettri, simulacri, che godevano di una memoria labile del mondo terreno, a volte labile, a volte cocente, perché per esempio Achille, incontrato da Odisseo, ha un ricordo struggente della sua gloria terrena, ma comunque non è che in questi spettri, in queste fantasime, sopravvivono delle anime, nel senso cristiano, cioè delle anime immortali, che sia pure confinate in paludi stige e penombrosi recessi di cosparsi di asfodeli, sono comunque anime, no? Sono presenze evanescenti. Quindi Epicuro dice, se noi pensiamo che dopo la morte andremo incontro a una sorte di questo genere, perché gli dèi ci dovranno punire, noi soffriremo moltissimo, soffriremo molto e quindi avremo una gran paura di morire. A questo proposito bisogna tenere presente che in tutto il pensiero greco era ricorrente la visione degli dèi invidiosi. Gli dèi sono immortali, gli dèi sono beati, come dice Omero più volte, anche nel 24esimo dell'Iliade, gli dèi godono per l'eternità, ma anche gli dèi soffrono. Anche gli dèi soffrono. Quando vedono un mortale troppo felice, gli mandano una qualche sciagura, potrebbe essere vista come una specie di scaramanzia irrazionale, di atteggiamento scaramantico irrazionale, però c'era questo diffuso timore. Infatti, quando Platone nel Timeo presenta per la prima volta nel mondo greco, nella civiltà occidentale greca, il suo dio, Teos,
la prima cosa che afferma è che Aneus Donum è senza invidia. Perché ha fatto il mondo? Perché è buono. E perché ha fatto il mondo così com'è? Perché è bello. Quindi da parte di Dio c'è la volontà amorosa di fare il mondo bello e buono. Quindi Epicuro invece, che si scaglia più volte contro questa visione platonica, come tutti gli epicurei dopo di lui, ritiene che dopo la morte non ci sia nulla. Quindi l'altra grande paura che abbiamo è la paura della morte, ma Epicuro dice non c'è da aver paura della morte, perché se c'è la morte non ci siamo noi, se ci siamo noi non c'è la morte. Quindi se abbiamo paura siamo vivi, quindi non siamo in quella condizione tremenda che teniamo. Epicuro pare sia riuscito attraverso queste convinzioni a condurre una vita serena nella sua comunità di discepoli, nel Cherso, nel giardino di Epicuro ad Atene, dove ha insegnato per più di 30 anni, ma non altrettanto riesce a Lucrezio. Quindi questo è un fatto molto significativo. Lucrezio, che come dice Ettore Bignone nel suo importante libro L'Aristotele perduto e il pensiero di Epicuro, Lucrezio, che si può dire abbia rispettato in tutto e per tutto le teorie di Epicuro, perché si attiene rigorosamente alle teorie di Epicuro come lui aveva modo di conoscere. Il Perifiseos di Epicuro era un'opera grandiosa di un migliaio di pagine, non ce ne restano poche decine. Lucrezio, che quindi segue in tutto Epicuro, però non riesce a darci quel senso di serenità, di pace, di quiete, di aponia, di atarassia, che invece ha caratterizzato il pensiero e la vita del suo maestro considerato divino. E questo a me sembra un bel segno, cioè, non mi sembra una cosa negativa, mi sembra una cosa positiva, cioè grazie al fatto che è uno dei poeti di genio della storia dell'umanità, Lucrezio non è riuscito neanche volendo a seguire letteralmente il pensiero filosofico del maestro, perché si è reso conto che oltre alla verità del pensiero c'è un'altra verità, oltre alla verità della ragione c'è un'altra verità, una verità che si lega ai sentimenti, alle passioni, ai desideri, che non sono semplici turbamenti nella logica rigorosa del pensiero, ma sono espressione di forme di verità alternative al pensiero, alternative al pensiero meramente filosofico. Le emozioni, le passioni, i sentimenti sono, custodiscono dentro di loro delle verità che non si esprimono in concetti, non si esprimono in concatenazioni logiche, ma hanno comunque una loro forza decisiva nel corso dell'esistenza. È questo che secondo me fa sì, è anche questo che fa sì che l'opera di Lucrezio sia così importante, perché la poesia e la filosofia si armonizzano a volte, altre volte contrastano tra di loro. Le altre due paure contro le quali Epicuro voleva che la sua filosofia risultasse vincitrice sono la paura del dolore fisico, la paura di non poter essere mai sereni, la paura del dolore spirituale. E Epicuro diceva il dolore fisico tanto più forte, tanto meno dura. Quindi se è molto forte uno si consola pensando che dura meno. Beh, non sempre è così. Pure il dolore fisico dura a lungo, però allora vuol dire che è debole. Beh, queste fanno parte di quelle autopersuasioni per far tornare i conti, che però purtroppo sono drammaticamente smentite dall'esperienza. In ogni caso, Epicuro nel mondo romano, ai tempi di Lucrezio, che vi dicevo è vissuto tra il 94 a.C. e il, essendo vissuto 44 anni circa, il 50, ma queste date sono oscillanti, le teorie di Epicuro ai tempi di Lucrezio erano molto prospere, sia pure in cerchie ristrette. Pensiamo che lo stesso Giulio Cesare è stato epicureo, benché poi sia diventato anche pontefice massimo e quindi responsabile del culto a Roma. E l'epicurismo è durato fino almeno un quarto secolo. Per esempio, non so, la moglie di Traiano, Plotina, era un'imperatrice epicurea, una donna molto colta che meriterebbe uno studio approfondito, una di quelle grandi donne del mondo classico che non sono abbastanza conosciute, era epicurea, vicina ad Epicuro. Ma pensiamo che anche nel mondo cristiano
Non so, per esempio, San Girolamo, che è la fonte principale di conoscenza della vita di Lucrezio, ha delle pagine in cui dice Epicuro ci ha lasciato molte erbe e molti frutti, perché anche Sant'Agostino, nel sesto libro delle Confessioni, mostra, chiaramente era nettamente contrario alla teoria di Epicuro secondo la quale l'anima è immortale, però trovava in Epicuro un modello significativo per quanto riguarda il comportamento morale. Da questo punto di vista, infatti, dobbiamo osservare che fino a qualche decennio fa dire epicureo di qualcuno voleva dire persona dedita ai piaceri materiali, persona alla quale piace bere, godere le gioie materiali della vita, da tutti i punti di vista, dal sesso alle pugna, questo accostamento, comunque così viene visto, dal sesso alla gastronomia. E invece in realtà Epicuro, nella Epistola a Menegio e in tanti altri passi, diceva apertamente che il piacere, secondo lui, non va confuso col piacere dei sensi, col piacere sessuale, col piacere del mangiare, del bere, con tutti i piaceri materiali dell'esistenza, ma è più vicino alla eufrosine, quella che i greci chiamavano eufrosine, che noi liberamente potremmo tradurre gioia spirituale. Cioè è la gioia di colui che riesce a non soffrire di false ambizioni, di passioni sbagliate e che governa la sua vita in una comunità di amici. Però, chiaramente, governando la sua vita così è lontano dalla polis, è quasi una setta, benché nobilissima, gloriosa, ma in qualche modo è quasi una setta. E ciò non poteva piacere, per esempio, Cicerone. Ora, bisogna dire che Cicerone, contemporaneo di Lucrezio, secondo quello che ci dice proprio San Girolamo, che è il padre della Chiesa del IV secolo, che ha tradotto la Bibbia, che è anche ha scritto delle cronache storiche molto importanti, Cicerone è colui che ha pubblicato, nei modi e nelle forme di allora, il De Rerum Natura. Ora, se c'è un pensatore distante da Lucrezio, è proprio Cicerone, che però in una lettera al fratello dice che trova in Lucrezio dei molti lumi d'ingegno e anche una notevole arte. I filologi hanno molto discusso. È un complimento o non è un complimento? I lumi d'ingegno e l'arte sono in concordia o sono in contraddizione? Beh, è difficile arrivare a una risposta definitiva, però sicuramente Cicerone lo ammirava. Però c'è un fatto significativo. Cicerone, in alcune delle sue opere filosofiche più importanti, cioè I confini del bene e del male, I caratteri dei beni e dei mali, il De Officiis, cioè sui doveri, le Tuscolane, Disputazioni, oppure anche La natura degli dèi, non nomina una sola volta Lucrezio, non lo nomina mai, mentre nomina di continuo gli epicurei. E perché nomina di continuo gli epicurei? Per dire che nella società romana questa ricerca del piacere contemplativa al di fuori dell'azione politica e sociale non poteva essere ben vista. Il cittadino romano deve sentirsi parte della comunità, parte della società, ha dei doveri, De Officiis, ha dei doveri ben precisi nei riguardi della società. Non può essere scopo della vita la felicità, perché se è scopo della vita la felicità, allora uno se la concerta in base alla sua personalità con qualche amico. La persona ha dei doveri sociali ben precisi che deve espletare, anche legati all'attività politica, in certi casi anche alla guerra, e non si può salvare in questo modo. Punto. Secondo, il piacere quindi non deve essere perseguito né privatamente né in società. È significativo che per esempio Sant'Ambrogio, che ha scritto I doveri dei ministri del culto, si è ispirato molto a Cicerone, perché leggendo questi classici uno si rende conto di come in realtà non ci sia quell'abisso tra il pensiero greco e romano classico antico e il pensiero cristiano, che in realtà, sebbene sia deplorevole che i pensatori cristiani non abbiano compreso la indipendenza culturale, storica dei classici e li abbiano assimilati ai loro scopi, sebbene sia deplorevole questo, attestando una mancanza di senso storico, però rimane il fatto che noi nei classici troviamo la difesa di valori sostanziali, come per esempio proprio quello dell'amicizia disinteressata. E però nel caso di Epicuro
pare abbia conseguito questa vita serena, anche se, dice Cicerone, anche lui era contraddittorio, tanto siamo tutti contraddittori, perché per esempio Epicuro diceva: se c'è la morte non ci siamo noi. Allora dice Cicerone: perché allora hai dato delle istruzioni tanto meticolose ai tuoi devoti discepoli per onorarti in occasione dei tuoi compleanni, indicando tutte le varie commemorazioni, i modi e le forme di queste commemorazioni? Tanto tu non ci sei. Come mai invece tu desideri essere ricordato? Tu desideri sopravvivere. E lo stesso Lucrezio, nel De Rerum Natura, dopo averci per centinaia di versi quasi oppresso, per convincerci, anche in modo aggressivo, perché Lucrezio ha dei passaggi aggressivi, che l'anima è mortale, per cui alla fine uno dice: allenta questa presa, no? Non puoi continuare a prendermi per il collo e farmi capire che l'anima è mortale. Lucrezio stesso però dice: io sono il primo ad aver scritto in questo modo di queste cose, il mio è il primo poema di questo genere, come a dire, nei secoli futuri questo poema continuerà a vivere quando io non ci sarò più, no? Quindi anche lui c'è questo forte e felicemente contraddittorio bisogno di sopravvivenza. Tra le tante cose strane è che della vita di uno dei maggiori poeti latini non sappiamo quasi nulla. Luciano Canfora ha scritto una biografia che, con la sua solita arte magistrale, con le sue ricche cognizioni, è riuscito a, nella quale è riuscito a ricostruire tanti vari frammenti. In realtà noi cosa sappiamo? San Girolamo dice che ha composto il suo poema per intervalla insanie, cioè, come dire, nei momenti di lucidità tra gli scatti di pazzia. Beh, adesso scrivere un poema così, in 6 libri, di migliaia di versi, nei momenti in cui la pazzia allentava la sua morsa, mi sembra un po' arrischiato. È un poema molto analitico che si affida a fonti scientifiche, filosofiche del mondo classico, denota la conoscenza del greco antico, denota lo studio attento di una quantità di pensatori, denota una maestria nell'arte della versificazione. Tutte cose che richiedono un'energia sovrumana. O uno è sano, non solo sano, ma energico, vitale, eppure non può comporre un poema di questo genere straordinario. Forse alludeva a una certa natura che noi moderni potremmo definire nevrotica, nel senso che aveva delle nevrosi. In questi casi uno è solito dire: beh, questo ce lo rende molto moderno. Beh, adesso non è che per forza la modernità debba essere associata alla nevrosi, però fatto sta che c'è del vero in questa affermazione, perché l'attitudine di Lucrezio non è quella sicuramente pacificatrice. Sappiamo che dovrebbe essere nato a Roma, come ci dice anche la dedica all'aristocratico Gaio Memmio, questo suo amico che esalta in un modo sproporzionato rispetto al valore della persona, del personaggio. Però c'è un tale ampio respiro nella sua opera, nella rappresentazione del paesaggio, che sicuramente deve avere anche frequentato la campagna, il Golfo di Napoli, dove c'erano comunità epicuree molto fitte, perché da dove avrebbe tratto altrimenti questa visione grandiosa della natura che informa tutta la sua opera? E sempre San Girolamo ci dice che sarebbe diventato pazzo a causa di un filtro amoroso. Amatorio populo in furore versus. Beh, adesso non so se esistano dei filtri del genere, però sembra probabile. Qualcuno ha insinuato che certo San Girolamo, da cristiano, ha voluto accentuare il fatto che Lucrezio arriva a dire che l'anima è mortale, che non c'è un Dio buono, perché era un po' fuori e quindi ha composto negli intervalli della follia. Però San Girolamo non era così volgare. San Girolamo era un uomo di gran cultura, raffinatissimo, non mi sembra questa la lettura giusta. Semplicemente lui in realtà ha riferito quello che di Lucrezio si diceva. Non c'è un'intenzione subdola, perché è troppo puro e forte San Girolamo per avere intenzioni di questo genere. E così, e poi dice che si suicidò, che si è ucciso. Non sappiamo se è vero, perché è l'unica fonte che ci riferisce questo. Ora, per tornare a Cicerone, prima di dare la parola per
per la prima lettura, vorrei dire che Cicerone da molti è considerato un bravissimo oratore, uomo politico, prosatore, ma non un filosofo. Beh, a dir la verità, ha scritto una serie di opere di filosofia morale, di filosofia etica di gran valore. Prima di tutto egli ci ha fatto conoscere tante opere del mondo greco antico, dato che lui è stato ad Atene, quindi il greco antico lo conosceva bene, che altrimenti non avremmo conosciuto. Prima fra tutte l'etica aristotelica. E in secondo luogo è un argomentatore molto chiaro e molto razionale. Bene lui, in una serie di opere, cerca in tutti i modi di criticare il pensiero di Epicuro. Tutto il primo libro del De Natura De Homo è contro il pensiero di Epicuro. Ma cosa ci dice questo pensiero di Epicuro sulla conformazione del mondo? Epicuro si richiama Democrito, il quale, filosofo pluralista, sostiene che il mondo è formato da atomi. Atomos, da tenno, alfa privativo, una sostanza che non si può dividere, indivisibile. Quindi qui vorrei aprire un breve e sintetico discorso filosofico. Una delle maggiori minacce dei filosofi presocratici era quella di pensare che il mondo venga dal nulla e finisca nel nulla. Emanuele Severino ha tanti volumi, ha messo a chiaro in modo magistrale questa tematica. Ora, è indubbio però che c'è la morte, è indubbio che tutti gli esseri che nascono muoiono. Allora, dai filosofi pluralisti, da Democrito, da Empedocle, da Anassagora, la nascita viene vista come un'aggregazione di elementi. Cioè, quando qualcuno nasce, è perché gli elementi che lo compongono si uniscono. Quando qualcuno muore, è perché gli elementi che lo compongono si disgregano. Quindi non c'è una vera nascita dal nulla, ma c'è un'unione di elementi. Non c'è una vera morte nel nulla, ma c'è una disgregazione di elementi. Ora, questi elementi per Anassagora sono i semi, per Empedocle sono le quattro radici, per Democrito sono gli atomi. Quindi gli atomi sono quelli che Lucrezio chiama semina rerum, i semi delle cose. È strano però, vedete l'intervento della poesia? Perché li chiama semina? È la traduzione degli spermata di Anassagora. Perché non li chiama atomi? Perché in realtà lui è rigorosamente epicureo, no? Quindi intende gli atomi, li chiama anche primordia rerum o esordia rerum, cioè gli elementi primordiali. Allora uno potrebbe dire, beh, questo è un materialismo. Sì, però un momento. Questi atomi di cosa sono fatti? Di una materia eterna. Cioè non è un materialismo nel senso scientifico moderno, è solo il nome può richiamare poi l'atomo, no? Un'intuizione prodigiosa, però non ha nulla a che fare con l'atomo che è stato indagato, che non è neanche indivisibile, ma però è potentissima l'intuizione secondo la quale tutto dipende dall'unione di elementi semplici e tutto dipende dalla loro divisione. Questi atomi si aggregano e si disgregano. I corpi sono fatti di atomi, le anime sono fatte di atomi. Allora uno si aspetterebbe che dicesse come Democrito. Infatti Dante nel quarto dell'inferno, no? Nel verso, mi pare se non sbaglio, 136, dice Democrito colui che il mondo a caso pone. Cioè Democrito non ammette un Dio di nessun genere, no? Cioè è un contesto rigorosamente meccanico, meccanicistico. Invece Epicuro ammette l'esistenza degli dèi. Ma strano questo, perché uno potrebbe dire, ma se per te tutte le conoscenze dipendono dai sensi, come lo sai che ci sono gli dèi? Te l'ha detto. E dice perché le cose emettono simulacri. E siccome anche gli dèi non sono corpi, ma sono quasi corpi, emettono comunque dei simulacri che ci visitano, per esempio, nei sogni. È vero che allora era molto pericoloso essere considerato ateo, empio. No. Pensate che Socrate nel 399 è stato condannato a morte, Protagora si è vista brutta, Aristotele è dovuto fuggire. Lo stesso Epicuro a Mitilene pare che abbia rischiato l'accusa di impietà. Quindi qual è il discorso in questo senso? Che uno nel mondo greco antico poteva pensare quello che voleva, però doveva rispettare il culto,
doveva rispettare i riti, non doveva proclamarsi pubblicamente ateo. Perché? Perché censuravano il libero pensiero? No, perché indeboliva l'unità della polis. Uno Stato, una società, deve avere valori comuni. Se uno comincia a disgregare i valori comuni nei quali tutti credono, cosa vai a dire dopo a uno che ha 20 anni deve andare a combattere e rischiare la pelle per la sua polis? Quindi erano molto temuti questi personaggi troppo indipendenti. Però non credo che Epicuro vedesse gli dei così per ragioni di sicurezza personale, perché era un uomo molto coraggioso. Forse li vedeva così perché dopo il quadro che lui ha dipinto, cioè siamo tutti mortali, non c'è un al di là, tutta la partita si gioca qua e noi dobbiamo essere sereni e senza dolori. E ci devono essere dei modelli di questa serenità senza dolori. E quali migliori modelli che non gli dèi, che Omero già nell'Iliade e nell'Odissea rappresentava beati? Noi dobbiamo essere più simili possibili agli dèi. E dove ecco che interviene quella contraddizione tra filosofia e poesia di cui vi parlavo, e per cui vorrei invitare Anna Annibali a leggere il prologo del primo libro dell'Eur Natura con l'inno a Venere, cioè un pensatore poeta come ve l'ho dipinto, come inizia il suo poema con un inno a Venere. Madre degli Eneadi, gioia piena di uomini e dei, alma Venere, sotto gli astri che scorrono in cielo, popoli il mare ricco di navi, e la terra che arreca le messi. Attraverso te, infatti, ogni stirpe di viventi è concepita e scorge nata la luce del sole. Te, o Dea, te fuggono i venti e le nubi del cielo il tuo giungere. Per te, la terra creatrice sparge il suolo di fiori. Per te sorride la piana del mare e tornato sereno brilla il cielo di luci uniforme. Poiché appena si schiude la vista di un giorno di primavera e liberato prende forza il soffio vivificante di Zefiro, nell'aria subito gli uccelli te, o Dea, e il tuo giungere manifestano, toccati nel cuore dalla tua forza. Quindi fiere e armenti balzano su pascoli fecondi e attraversano fiumi impetuosi. Così, preso da incanto, ti segue con desiderio ogni animale, là dove sempre lo spingi. E ancora per mari e monti e fiumi che trascinano, e case frondose d'uccelli e campi ricchi di verde, a tutti instillando nel petto amore che seduce, fai sì che nel desiderio stirpe per stirpe continuino le generazioni. Poiché tu sola reggi la natura del mondo, né senza te alcuna cosa alle spiagge di luce divine sorge, né alcuna cosa diviene gioiosa e degna d'amore, te, io desidero compagna nello scrivere i versi che io mi sforzo di comporre sulla natura delle cose, per la discendenza cara di Memmio, che tu, Dea, in ogni tempo hai voluto emergesse, ricca di tutte virtù. Per questo, generosa, concedi, o Dea, fascino eterno ai miei detti. Fa sì che intanto le opere feroci di guerra, i rimari e tutte le terre tacciano inquieto. Tu sola, infatti, puoi con pace serena giovare ai mortali, in quanto i terribili atti di guerra domina Marte, potente nell'armi. Lui che spesso sul tuo grembo s'abbandona, colpito da ferita d'amore che dura per sempre. E così, reclinato il collo ben fatto, guarda in alto e sazia d'amore sguardi desiosi a te, o Dea, anelando.
e così riverso alla tua bocca mi è sospeso il respiro. Quando, o Dea, egli riposa sul tuo santo corpo, volgiti sopra di lui e dolci parole dalla tua bocca fa sgorgare e domanda, o incita, per i romani pace serena. E infatti, né noi possiamo, in questo tempo infausto alla patria, realizzare quest'opera, né la nobile discendenza di Memmio può in tali frangenti mancare a comune salute. Ogni natura di dei, infatti, occorre che di per sé stessa goda di un tempo che non conosce la morte, con pace profonda, staccata dai nostri problemi, disgiunta da lungi, poiché libera ad ogni dolore, libera da pericoli, padrona essa stessa delle proprie forze, per nulla di noi bisognosa, né dai nostri meriti è conquistata, né viene da ira sfiorata. Grazie ad Anna Annibali per questa lettura molto intensa, in cui ci sono davvero molti spunti, perché a un certo punto l'inno a Venere ci presenta la Dea come Dux, come madre della natura, e la Dea della voluttà. Come? Non avevamo detto che bisogna perseguire la aponia, la atarassia, cioè la eufrosine, che è la gioia spirituale, e non la voluptas? La voluptas è l'edonè, è l'edonè, è quel piacere che in modo concorde i pensatori antichi hanno criticato, anche Platone nel Filebo, che ha come sottotitolo sul piacere, non ritiene che sia l'edonè che vada perseguita, e c'è tutto un elenco di autori che hanno scritto sul piacere, cioè contro il piacere dell'edonè, compreso Aristotele, nelle opere rivolte al pubblico che sono andate perdute. E invece lui cosa fa? Con magnifica contraddizione, nell'esordio del suo poema fa un'evocazione di Venere in quanto dea della voluptas, cioè dell'edonè. Poi noto che la prega, come? Ma non abbiamo detto che secondo le teorie di Epicuro gli dei sono felici e del tutto indifferenti alle sorti umane? Ma non perché cattivi. Qui in fondo è la stessa visione di Aristotele, no? Nella visione aristotelica della filosofia prima metafisica, tutto il mondo ama Dio in gradi diversi, dalle piante agli animali agli esseri umani, ma Dio non ama noi. Perché non ci ama? Non perché sia cattivo, ma perché ignora il dolore. Il dolore è qualcosa che ha a che fare con l'imperfezione di noi mortali. Un ente divino perfetto non riesce neanche a concepire il dolore, perché il dolore è segno di mancanza, di privazione, di imperfezione, ma non ha nessuna privazione Dio, di cosa dovrebbe soffrire? E quindi Dio è amato ma non ama. In fondo Epicuro, che era un lettore molto attento di Aristotele, infatti si richiama molto soprattutto a quelle opere che poi sono andate perdute, come ha dimostrato proprio Ettore Bignone, e infatti il Dio di Aristotele è visto poi in modo positivo dallo stesso Dante Alighieri. Io a volte mi dico, ma ti rendi conto che Dante Alighieri e Tommaso d'Aquino considerano Aristotele il padre di tutti i filosofi, il sommo filosofo, e considerano tale uno che afferma che Dio non ama gli uomini, ma ne è amato, che quindi da questo punto di vista è gli antipodi del mondo del Dio cristiano, però lo è in un modo comunque ammirevole, affascinante. E invece Lucrezio dice che gli dèi sono del tutto indifferenti e che quindi è sciocco pregarli, perché gli dèi non potrebbero far niente di diverso. A un certo punto c'è una serie di ragionamenti stretti, molto concatenati, però anche molto amari e anche sgradevoli, perché passaggio di Epicuro dice Dio, gli dèi,
si interroga più, perché c'è il male nel mondo? Perché c'è il male fisico? Ci sono i cataclismi, c'è il male morale, perché? Dio o non ha potuto emendare questi mali e allora non è perfetto, o non ha voluto e allora non è buono come dite. E infatti Lucrezio nel De Rerum Natura per centinaia di versi enumera i terremoti, le alluvioni, le eruzioni vulcaniche che colpiscono in modo indifferente tutti, no? Ma se questi cataclismi naturali colpiscono in modo indifferente tutti, come fai a parlare di una benevolenza divina nella quale invece credevano gli stoici, che parlavano di una pronoia, di una provvidenza divina, che non è ancora la provvidenza cristiana, perché la provvidenza cristiana soccorre ciascuno di noi singolarmente, mentre la pronoia o provvidenza stoica tutela il cosmo nel suo insieme. Ma nel caso di Epicuro e quindi di Lucrezio, loro dicono non ha alcun senso pregare, perché tanto non c'è un interscambio, non c'è una relazione. Detto questo, lui esordisce proprio con un inno a Venere, che chiaramente non è che credesse in una dea detta Venere con certi caratteri propri della mitologia popolare, però comunque stabilisce un rapporto con l'ultrasensibile, col suo umano. E poi un'altra riflessione da fare è quando parla dei tempi tremendi, dei tempi calamitosi che vive. Dice: in questo tempo infausto alla patria. Non è stato fortunato Lucrezio, perché dicevamo è vissuto in un periodo della storia romana molto drammatico. Lui, se è nato nel 94, intorno a quegli anni, già era adolescente o quasi, quando c'è stata la guerra civile tra Mario e Silla, quindi l'attacco alla città da parte dei Sanniti, le violenze, le crudeltà perpetuate nella stessa città di Roma, poi tutte le vicende successive fino alle imprese di Cesare. E, insomma, è stato un periodo decisamente, in mezzo alla rivolta anche di Spartaco, è stato un periodo decisamente crudo, crudele, violento. E la percezione di questa violenza percorre tutto il De Rerum Natura. C'è troppa guerra, c'è troppa violenza. Roma, dobbiamo cercare di perseguire una vita più pacifica. Ecco, questo io lo trovo un tema stupendo, perché solo l'anno scorso, per quelle intermittenze che capitano a tutti noi, ho scoperto il gran valore della poesia di Properzio, che conoscevo solo per qualche poesia, per qualche ricordo liceale. Mi sono messo a leggere tutte le elegie di Properzio e mi è cominciato a sembrare come una specie di Rimbaud del mondo antico, pieno di guizzi artistici, di immagini, di metafore, ma soprattutto lui si definiva un soldato della pace. La stessa tematica noi la troviamo in Ovidio. Se leggiamo per esempio Gli Amores di Ovidio, vediamo questa stessa visione, cioè questi poeti d'amore, quindi inserisco anche naturalmente Tibullo, Catullo, erano anche poeti molto coraggiosi, perché dovevano competere con una visione del maschio virile, combattente, politico, molto lontana da quella che sostenevano loro. Cioè, è buffo pensare che se durante la rivoluzione del 68 da Berkeley negli Stati Uniti qualcuno di quei giovani avesse letto Properzio o Ovidio, e avrebbe trovato degli ispiratori per il motto fate l'amore e non fate la guerra, perché erano tematiche proprio ricorrenti. Tra l'altro, se noi leggiamo Gli Amores di Ovidio, che sono un capolavoro, vediamo che c'è un'elegia dedicata alla violenza, cioè contro la violenza nei riguardi delle donne, scritta da Ovidio. Ovidio, parliamo di un attore che risale, insomma, nato, mi sembra, se non sbaglio, non vorrei sbagliare, nel 43 Anticristo. C'è un'altra in cui affronta il tema della morte, e a un certo punto dice: beh, perché se sembrava un periodo in cui gli aborti si fossero moltiplicati, diceva: io non sarei nato, io non sarei nato. Cioè, una difesa della morte che noi oggi possiamo giudicare magari male, ma fuori contesto. Però quello che dico io è non che è positivo che lui fosse contro la libertà d'aborto, ma che trattasse il tema, che allora era un tema tabù, no? Nell'opera poetica. Quindi questi erano i veri e propri militi della pace, e Lucrezio stesso
mette in luce tutte le orribili violenze della guerra, e lui ne ha viste di tutti i colori. Quindi, secondo me, questo suo poema va letto anche alla luce del periodo violento, crudele, nel quale ha passato gran parte della sua breve vita. A questo punto, però, bisogna riconoscere che quello che ci colpisce è come lo stesso poeta, capace di un inno di questa bellezza, che è una delle meraviglie della storia poetica di tutto l'Occidente, poi abbia degli scatti proprio di rabbia, di nervosismo, di aggressività, come quando dicevo quasi ci prende per il collo, guarda che l'anima è mortale, te lo dimostro, e giù per centinaia di versi, ma se sei tanto convinto che è mortale, no? Perché non te ne stai vuoto e ti godi la tua apnea, la rassia? No, mi devi anche a tutti i costi convincere che è mortale. Allora c'è qualcosa di non completamente governato dalla ragione. E così ci appare anche quando va contro la religione, no? Pensiamo sempre che la religione nel mondo romano era parte costitutiva della società. Cicerone, che sono convinto che credesse negli dèi, però non osa nel De Natura Deorum esporsi apertamente dicendo io non credo negli dèi, questi sono solo superstizioni popolari. Del resto Socrate, che è Platone per bocca di Socrate, ma Socrate che crede nel solo Dio del Timeo, in realtà prima di iniziare il dialogo della Repubblica va a piedi da Atene al Pireo, che è come da Pesaro a Fano, a piedi, perché c'erano i riti in onore della dea Tracia Bendis. Ma come Socrate, il ragionatore per eccellenza, il fondatore della filosofia occidentale, va a piedi perché c'è la festa della dea Tracia Bendis? Siamo così, perché oggi non abbiamo delle contraddizioni anche in uno di questo genere. Se tra un mille anni volessero capire le forme della religiosità oggi presenti nel mondo occidentale, non sarebbe un compito tanto facile, perché ci sono la società è laica, però ci sono centinaia di migliaia di persone che vanno da maghi e maghe, ci sono tante persone che in certe cose credono, in altre no, che sono cristiane però non credono nella metà dei dogmi della Chiesa, che non sono cristiane però vanno a messa, c'è di tutto, no? Quindi non ci deve stupire se anche allora fosse così. Però una cosa era sicura: bisognava partecipare ai riti collettivi. E invece cosa dice Lucrezio? Lucrezio dice: la religione ha potuto persuadere a mali scellerati. Per esempio, convinse Agamennone a uccidere la figlia e convinse a strappare il vitello alla madre che l'aveva generato per amore venereo. Meraviglioso, eh? Cioè, fa una analogia tra Agamennone, che per un'assurda e crudele superstizione uccide la figlia, e l'analoga follia che spinge a sacrificare degli animali agli dèi. Non se leggiamo l'Ilia dell'Odissea, insomma, è un'ecatombe di animali. Anche l'Enene, in fondo Dione, tanto sensibile, tanto sofferente, però come lei sgrozza gli animali nel sacrificio, no? Un'ecatombe continua. E invece Lucrezio si immedesima nella madre del vitello. Perché? Perché ha generato quel vitello? Grazie a Venere, Venus, l'alma Venus, l'alma datrice di vita, ha fatto sì che quella mucca generasse il suo vitello. E quindi perché voi la ammazzate? E quindi la visione di questo struggente dolore di questa madre che fugge dal luogo, cerca di fuggire dal luogo dell'esecuzione del suo vitello, è narrata in modo straordinario. È vero che nell'Iliade, non vorrei sbagliare, ma a un certo punto sì, i cavalli di Achille piangono anche loro la morte di Patroclo, no? E Zeus, oltre le nuvole, prova un modo di commozione per i cavalli che soffrono, ma è rarissimo, è raro. Invece Lucrezio è molto più finta. Quindi vorrei invitare la diletta Montelugno a leggere il secondo passaggio del De Rerum Natura Gentilmente.
Accade infatti che dinanzi ai templi maestosi degli dei, dinanzi all'aria bruciante di incenso, un vitello cada immolato, spirando dal petto un caldo fiume di sangue. E la madre, cui è stato strappato, vagante tra i pascoli verdi, cerca giù in terra le tracce impresse dai piedi bisulgi, tutti i luoghi esplorando con gli occhi, se possa, chissà dove, scorgere il figlio perduto, e riempie dei suoi lamenti il bosco pieno di fronde, ivi fermandosi, e sempre ritorna a vedere la stalla, trafitta dalla mancanza del suo giovenco, nei morbidi salici e le erbe ricche di rugiada e i fiumi alei noti, che scorrono a fior delle rive, possono rasserenarne l'anima e distrarre l'ansia in attesa, né il vedere di altri vitelli nei pascoli rigogliosi può spostare il suo animo e sollevarlo dall'ansia. Essa cerca qualcosa che è suo, che è ben conosciuto. Ancora, i capretti giovani, con voci tremanti, conoscono le madri dalle solide corna, e gli agnelli cozzanti riconoscono il belar delle greggi. E così, come vuole natura, sempre corre ciascuno alle poppe materne, ricche di latte. Infine, ogni tipo di spiga, non lo vedrai tuttavia, ognuno nel proprio genere, simile tanto agli altri, che non esista una qualche differenza di forma. Anche la razza delle conchiglie, con simile modo vediamo che dipinge il grembo della terra, laddove, con onde gentili, il mare batte la spiaggia assetata del rido ricurvo. Perciò, con grande certezza occorre che in simile modo, poiché sono fatti dalla natura e non sono opera umana, esemplati ciascuno su forma determinata, i principi delle cose volteggino tra loro distinti per struttura differenziata. Questo passo è stupefacente. Prima di tutto per come si medesima in questa madre del vitello, questa è una persona, un essere umano, perché cerca tra i fiumi a lei noti, cioè cerca di ripristinare il quadro sereno e familiare che precede l'esecuzione del vitello, e quelle scene che prima le rasserenavano l'animo, adesso invece nel vedere gli altri vitelli che pascolano, si riaccende il dolore per la morte del proprio, e lei cosa fa però? Cerca ancora il suo vitello tra gli altri e non lo trova. Qui è tremendo per due ragioni: prima, perché ha una sensibilità creaturale straordinaria, perché si rende conto che gli animali soffrono, si riesce a medesimarsi negli animali; secondo, perché è in netta contraddizione col pensiero filosofico di Epicuro. Perché le regole di Epicuro, secondo le quali attraverso la ragione, quella che Epicuro chiama la sobria ragione, logismos sobrio, le regole della sobria ragione sono possibili solo agli esseri umani. Gli animali come fanno a governare razionalmente i loro dolori, le loro emozioni, i loro sentimenti, le loro sensazioni? Mica hanno l'anima razionale. E quindi qui Lucrezio stesso si fa da solo l'obiezione, ma da poeta geniale qual è, non se la fa con dei ragionamenti concettuali, ma se la fa con una scena. Dice: ma quella bocca cosa vuoi dire? Ti governa nell'aponia e nella tarassia il dolore per la morte della tua creatura? No, qui c'è stata un'infrazione alla bellezza della natura, che quindi è qualcosa di per sé di bello e di buono, se sentiamo con disgusto la minaccia che riceve nell'esecuzione ingiusta di questo vitello. Quindi la natura, come spesso capita in quei pensatori che poi negano l'esistenza degli dèi o di Dio, la natura diventa una dea, essa stessa, e addirittura la madre della natura è piacere, cioè la edonè, voluptas, non la eufrosine,
il piacere ricco spiritualmente, ma lei non è, cioè è proprio quella che lui diceva che non va bene. Ma cos'è che spinge tutti gli esseri viventi a riprodursi? È l'eufrosine? La gioia spirituale? No, ma lei non è, è il piacere venereo che spinge tutti gli esseri a riprodursi, ed è dal piacere venereo che nasce l'amore per i propri figli, per i propri generati. Quindi non ha una radice altamente spirituale, ma ha una radice pienamente, pienamente corporale. Ecco, io queste contraddizioni le metto in luce non per svilire Lucrezio, ma al contrario per esaltarlo, perché mi sembra ancora più grande, perché è tale la sua vena poetica, tale la potenza della sua vena poetica, che gli che presenta a lui stesso un'altra verità. Ma sicuramente una dei passaggi più affascinanti di questo poema, che è un poema nel quale io cerco di esplorare qualche filone, ma è ricchissimo, è pregnante, è concentratissimo. Uno dei filoni decisivi è il seguente: la coscienza, la cognizione circa la infinità dell'universo. Sappiamo infatti che già dai tempi in cui Rodolfo Mondolfo studiava l'infinito nel mondo greco, sappiamo che per i maggiori filosofi greci la Terra era già sferica, vista come sferica, ma era, anche se qualcuno la vedeva cilindrica, ma la Terra è al centro dell'universo e il cosmo è chiuso. Cosmos vuol dire ordine in greco. Quindi la Terra è al centro di un universo chiuso. Perché deve essere chiusa? Perché l'illimitato è imperfetto. Tutto ciò che è illimitato non finisce mai, e non finendo mai non ha una forma. Solo la sfera è la forma perfetta, è chiusa, perché è pienamente compiuta in sé. Quindi il Dio del Timeo, di Platone, che ha generato il mondo, l'ha generato sferico e gli ha infuso un'anima dentro. Si affaccia per la prima volta una di quelle idee dure a morire e che riaffiorano anche nella scienza contemporanea, cioè l'idea di una mente dell'universo. Come mai nell'universo le stesse leggi della fisica, della matematica, dell'universo a noi noto, che è una piccola porzione, ancora una minima porzione dell'universo reale, come mai valgono le stesse leggi della fisica e della matematica? Come si mettono d'accordo i fenomeni fisici, le quattro forze che costituiscono l'universo secondo la sintesi delle forze? Cioè la nucleare debole, la nucleare forte, la elettromagnetica e la gravitazionale. Queste quattro forze che secondo il paradigma più valido della scienza contemporanea sono proprie dell'intero universo. Come fanno ad accordarsi tra loro in modo che valgano solo esse e sempre esse, per cui le leggi della fisica che presiedono all'universo sono sempre quelle, universali e necessarie? Qualcuno, di fronte a questo interrogativo di fronte al quale non possiamo che arrenderci dal punto di vista concettuale, ha avanzato l'idea platonica, e che continua a riaffiorare, di una mente, certo non una mente, non un cervello, non qualcosa di corporale, di fisiologico, ma di un'intelligenza intrinseca alla materia. Ora, Lucrezio è duramente contrario a un'idea di questo genere. Non c'è solo nessuna mente. Vabbè, non c'è nessuna mente. Congregazione e disgregazione di atomi. Allora, come si è formato il nostro mondo? Gli epicurei rispondono che facendo un paragone con le tra atomi e lettere dell'alfabeto. No, questo tema è il centro anche di un libro importante scritto da Ivano Dionigi. Cioè, prendiamo le 21 lettere, mi sembra, dell'alfabeto latino, in innumerevoli copie, e misceliamole insieme all'infinito, perché tanto il tempo è infinito. Alla fine si formeranno mai gli annali di Ennio? Si formerà mai il Derevum Natura? Uno dovrebbe dire sì, perché il tempo è infinito, quindi di necessità si dovrà dare quel giorno la combinazione che porta all'esistenza della vita. E quindi la vita è nata perché, avendo alle spalle un tempo infinito, finalmente, secondo noi per fortuna, secondo altri no, si è generata la vita, che è dovuta all'urto casuale di atomi. Casuale in che senso? No, Dante nel quarto dell'inferno dice: demolito colui che il mondo a caso oppone.
casuale nel senso che non c'è una volontà divina, ma non casuale nel senso che le leggi della fisica e della matematica impongono con rigorosa necessità che il mondo si formi, quando si verifica la concomitanza di miliardi e miliardi di concorrenti forze. Infatti Lucrezio parla di felice concorso degli atomi, colpo di fortuna. Come vedete, non c'è una teoria filosofica che ci possa pagare, perché anche chi dicesse tutto dipende solo dalla rigorosa necessità delle leggi della fisica, della matematica, della biologia, dovrebbe però accettare anche la teoria del colpo di fortuna, cioè che finalmente si è verificata la coincidenza di miliardi, di miliardi di fattori necessari alla sopravvivenza, perlomeno nella vita di questo pianeta Terra, che, come è molto probabile, anche se non, forse non lo sapremo mai, nell'universo sarà in ottima compagnia. Quindi Lucrezio cosa dice? Lucrezio dice: l'universo, la Terra, non è al centro dell'universo. Perché? Perché non ha centro. Beh, questo è un'anticipazione geniale, no? Che poi riprende Giordano Bruno, e poi insomma la teoria dominante, cosmologica dominante, afferma appunto che l'universo non ha un centro, non ha un unico centro. E l'universo non ha centro, perché essendo infinito non può avere un centro. Quindi Epicuro è un dio, lo chiama Deus. Perché? Perché ha abbattuto le flammantia menia mundi, le fiammeggianti mura del mondo. Non è trovata a caso questa espressione, no? Perché per esempio per Parmenide l'universo era cinto da una stefane, cioè una corona di fuoco, una specie di muraglia circolare di fuoco, una stefane di fuoco intorno al mondo. E lui dice: Epicuro l'ha abbattuta, questa immensa, queste fiammeggianti mura del mondo, e omne immensum per aggravit mente animoquo, e l'ha perlustrato, l'ha, si è aperto alla sua immensità. Quindi lo spazio è senza fine, come il tempo. Gli atomi sono sempre esistiti e sempre esisteranno, però hanno dato luogo a combinazioni e disgregazioni sempre diverse. Quindi ci sono sia un infinito temporale sia un infinito spaziale. C'è questa longa die infinita etas. Poi la cosa curiosa qual è? Che noi dovremmo avere l'infinito anche alle spalle, cioè l'infinito si sposta con noi, arriva qui e continua con tutti coloro che vivono all'infinito, ma già ci deve essere un infinito alle spalle perché la vita si possa essere prodotta. Quindi c'è questo tutto che lui chiama summa, summa, anzi la chiama summa summarum. Summa non si può intendere come addizione algebrica, no? La summa è un insieme organico di tutto ciò che esiste. Quindi il nostro pianeta Terra è uno degli infiniti mondi. Cioè il tutto che è formato da infiniti mondi nel tempo e nello spazio. Dove vivono gli dèi? In quelli che Epicuro chiama i metacosmia, cioè gli spazi, gli intermundia, gli spazi vuoti tra i mondi. Perché per Epicuro e poi per Lucrezio ci sono solo due realtà eterne, gli atomi e il vuoto. E noi sappiamo che la risultanza della scienza contemporanea, un vuoto assoluto non esiste, perché anche immaginando spazi siderali con molte rade molecole, però ci sarebbero comunque le onde elettromagnetiche, le onde gravitazionali. Certo, dopo Maxwell, nella teoria del campo, non possiamo più ragionare con un paradigma come quello di Lucrezio o di Democrito, solo meccanico, no? Meccanicistico, perché il campo è elettromagnetico e gravitazionale, e quindi anche il concetto stesso di energia ne rivoluzionano questa visione. Comunque, per Lucrezio invece il vuoto esiste ed è eterno. E la cosa simpatica è che Lucrezio fa degli esempi tratti dalla vita quotidiana. Non so, io per esempio sto qui, mi sposto e dove ero io c'è il vuoto. Ma com'è possibile? C'ero io e adesso c'è il vuoto. Cioè, come mai non lasciamo una scia di atomi, di materia,
cambiando posto, e subito si rigenera il vuoto come se noi non ci fossimo mai stati. Questo lo adduce, certo, non è una prova scientifica sperimentale, però è simpatico che Lucrezio voglia adottare dei metodi sperimentali di indagini che non erano molto coltivati ai suoi tempi. Oppure guarda i panni stesi ad asciugare, dice: ma questi panni sono stesi ad asciugare, doveva finire l'acqua di questi panni? Allora immagina atomi di genere diverso, atomi lisci, atomi rotondi, atomi con degli ami, atomi ruvidi, a seconda dell'elemento. Atomi di acqua, di aria, di fuoco, di terra sono diversi, e addirittura arriva a dire che dalle cose ci colpiscono degli atomi, perché io vi vedo, perché dai vostri corpi partono dei simulacri che colpiscono i miei occhi. Quindi è una teoria in cui tutto è ricondotto a urti tra gli atomi. Infatti c'è un passo in cui si arrabbia, c'è anche un'imprecazione, perché dice: e qualcuno osa dire che il tatto non è importante? E ci mette anche un'imprecazione: per tutti i numi, chi è questo qua che il tatto per lui è un senso decisivo? Ora, ma il discorso che vorrei fare però lega ancora pensiero e poesia. Quindi, senz'altro Lucrezio dedica migliaia di versi a definire quella che chiama la realtà clandestina, la titante delle cose, cioè l'esistenza degli atomi. Però è anche vero che la poesia per lui è decisiva, ed egli stesso dice che la poesia è il miele che raddolcisce la medicina. Libro primo, verso 644. La verità filosofica sarebbe triste ora se non fosse trattata col miele delle muse. Quindi c'è la vera realtà di tutte le cose, che è invisibile, sono gli atomi. Allora uno dovrebbe dire: come fai a saperlo? Sono gli atomi, dichiarazione filosofica, ed è la verità delle cose. Quella è la verità filosofica. Poi c'è il mondo dei sensi. Tutto quello che vediamo, la bellezza della natura, la bellezza degli esseri umani, la bellezza delle sensazioni, e questo è il poetico della vita. Cioè la vita ha una sostanza filosofica e una apparenza e un guscio poetico. E qui bisognerebbe proprio essere aridi per non cogliere il riferimento al pensiero filosofico di Leopardi, che conosceva Lucrezio, come sappiamo da varie fonti, citazioni anche nello Zibaldone, però con una differenza abissale che si presenta tra i due autori. Perché? Perché Leopardi, anche egli, proprio come Lucrezio, distingue le verità filosofiche dalle verità poetiche. Ci sono tutte e due le verità. Quali sono le più importanti? Non si può decidere una volta per tutte. Perché? Perché siamo esseri viventi, non siamo puri cervelli intellettuali, siamo esseri viventi che abbiamo un'anima e un corpo. Quindi ogni pensiero che noi possiamo elaborare è il pensiero di un essere che sente, che prova passioni, che prova sentimenti, che prova desideri, che prova paure. Non si può isolare la sfera razionale, argomentativa, concettuale in modo tagliente. Certo, uno dice: allora il sistema degli elementi di Euclide, la matematica mica si fa influenzare, la fisica mica si fa influenzare. Certo, ed è bene così, ed è giusto così, ed è giusto anche che neanche la filosofia si faccia influenzare, perché se uno costruisce un sistema filosofico deve seguire leggi razionali, ma non deve voler filosofica tutta la vita, perché se uno vuole filosofica tutta la vita, come dice Leopardi, diventa il peggiore dei filosofi. Non c'è il peggior filosofo di chi vuole che tutto sia filosofico. La vita non può, non deve essere tutta filosofica. Ed ecco perché Leopardi parla del sistema poetico della natura. Cioè la poesia non l'hanno inventata i poeti, l'ha inventata la natura. È la natura che è poetica. E noi, quando siamo poetici, corrispondiamo con la natura, con questa alma Venus. E allora delle pagine bellissime nel primo libro di Lucrezio, perché dice: ma come facciamo a non renderci conto di quanto è bello il mondo in cui siamo immersi? Dice: ma pensate se noi vivessimo al buio, no? Non avessimo mai visto niente, all'improvviso
cieli clarum purunque colorem, si aprisse davanti a noi, si aprisse un cielo chiaro, di colore puro, e in esso palanze sidera passi, stelle in ogni dove erranti, per la prima volta. Se fosse, dice Lucrezio, il primo mattino del mondo, la prima notte del mondo, e noi per la prima volta vedessimo il cielo stellato, non rimarremo stupefatti. Dice Mario, noi purtroppo siamo ormai, ciascuno di noi diventa Festus, saziate videnti, cioè non stanco di guardare Festus, ma stanco dalla sazietà di guardare. Bello, eh? Cioè noi non ne vediamo più le cose, il cielo stellato, ma dai, cammina, dai, che c'è la cena da un quarto d'ora, il mare, vabbè, lascia stare che adesso c'è più delle 8, vado a lavorare. Cioè la meraviglia della natura, di questo sistema poetico della natura. Quindi questo cosa vuol dire? Che la bellezza fisica è legata ai sensi. Se la leggiamo nella verità del pensiero, riconduciamo tutto agli atomi, ma dovremmo anche, cioè, il pensiero potenzia la poesia e la poesia potenzia il pensiero, cioè non c'è solo la verità del pensiero, che è una verità, perché lui è letteralmente seguace di Epicuro. Ora, qual è, vi dicevo, la differenza abissale con Leopardi? Che Leopardi questo lo riconosce apertamente. Leopardi, nello Zibaldone, di continuo dice c'è la verità del pensiero che va perseguita fino in fondo, ma non è la sola verità. C'è un'altra verità, c'è la verità poetica, che corrisponde al sistema della natura. Quale vince? Nessuna delle due vince per sempre. Ora vince l'una, ora vince l'altra. Ma non è che la poesia debba subordinarsi alla verità filosofica. La religione, chiaramente, si vede, appartiene più, per questi pensatori, al mondo poetico. Ma non è strano che Leopardi nello Zibaldone, da una certa data in poi, scriva le feste del calendario religioso? Leopardi mette alla fine di ogni pensiero la festa del calendario religioso. Questo non vuol dire, per carità, sarebbe una violenza rivolta a Leopardi quella di accreditare quindi una sua qualche collezione che non c'è mai stata, però è significativo che ci sia questa coscienza della convivenza di pensiero e di poesia. E c'è un passaggio bellissimo di questo in cui dice interess accende lumina rebus, cioè sono le cose che accendono le luci delle cose, cioè la natura accende delle luci che la illuminano e che spiegano come è fatta la natura, detto in modo meraviglioso. E quindi questa summa summarum, questa somma di tutte le cose, è profondamente poetica. Inviterei adesso gentilmente Lucia e Rodangeli a leggere la terza lettura, il terzo passaggio che cercheremo di commentare. Infine, se d'improvviso natura emettesse la voce e rimproverasse lei stessa a uno di noi in questo modo: che grandi ragioni tu hai, o mortale, di lasciarti così andare a lamenti penosi? Perché piangi e lamenti la morte? Se ti è stata gradita la vita trascorsa prima di adesso, e se tutte le sue bellezze non scivolarono via come raccolte in un vaso forato e sparirono senza darti gioia, perché non ti allontani come un convitato sazio di vita e accetti nell'animo, o stolto, una quiete senza più ansie? Ma se ciò che è raccolto è svanito, sprecato, e la vita ti pesa, perché cerchi di aggiungere ancora ciò che ancora verrà meno? Sparirà senza dar gioia tutto. Perché non metti fine piuttosto a vita e tormento? Cose che io possa architettare, inventare per te, che ti piacciono, non ce n'è più. Sono sempre le solite, tutte. Se il tuo corpo già non marcisce per gli anni e le membra non sono indebolite, spossate, tuttavia tutto resta lo stesso,
anche se ti incaponissi a vincere vivendo tutte le età, e anche perfino se tu non dovessi aver più destino di morte. Che cosa potremmo rispondere se non che intenta un giusto processo natura ed espone con sue ragioni una tesi fondata? E se uno, già vecchio cadente, si lamentasse e la propria fine compiangesse, misero, più del dovuto, non giustamente, ancor più lo dovrebbe riprendere e sgridare con aspra voce: portati via le lacrime, pozzo senza fondo, e piantala con i lamenti. Hai usato tutti i beni della vita, sei marcio. Ma poiché sempre brami ciò che non hai e disprezzi il presente, la vita ti è scivolata via, senza compierla, senza darti gioia. E non lo aspettavo. Morte si è messa in piedi, vicino alla testa, prima che tu potessi andar via, sazio e contento di quanto hai avuto. Ora manda via tutte le cose straniere ormai alla tua età, e in modo equilibrato arrenditi agli anni. Si deve. Ha ragione, mi sembra, porterebbe accusa. Ha ragione, rimproveri, insulti. Cede infatti vecchiaia, scacciata da novità di cose, sempre, e occorre che da altre cose altro si ricostruisca. Né alcuno è mai abbandonato nella fossa del buio tartaro. Serve materia a che crescano 22 generazioni, ed esse, tutte, finita la vita, ti terranno dietro. Non di meno, dunque, caddero queste prima di te, cadranno, così mai cesserà di sorgere cosa da cosa, e la vita a nessuno è data in possesso, a tutti in prestito. Considera ancora come un niente sia stata per noi la remota antichità, il tempo eterno trascorso prima che noi nascessimo. Questo ci offre natura come immagine speculare del tempo che sarà. Infine, dopo la nostra morte, appare qui, alcunché di orribile, si manifesta qualcosa di tetro, o forse non si rivela un che di più calmo di qualunque sonno. Grazie anche a Lucia D'Angeli per questa bella lettura, dove vediamo l'espediente di far parlare la natura. La natura sembra un po' un'insegnante austera, severa, che cerca di far capire didatticamente a un giovane un po' ribelle come stanno le cose, perché nel poema c'è anche un intento didascalico. Lo scopo è quello di diffondere le teorie del maestro divino Epicuro e di convertire alla sua visione. Però è straordinario un passaggio anche in questo caso, perché mentre continua questa didattica austera, dopo un po' anche tale da perturbarci, no? Per cui pensate all'infinito spazio di tempo prima che nascessimo. A volte io ci penso, dico, ma il mondo prima che io fossi nato andava per conto suo, cioè non è che ci fosse l'attesa della nostra presenza, no? Del nostro intervento. Il nostro intervento è così, potrebbe essere anche dopo. Quindi questa sensazione, no? Di vivere una breve effimera vita tra due nulla ci viene ricordata. Simpatico che non ce lo ricordi, questa natura in forma di maestra, no, didattica, continua, ti fa voglia quasi di dire, beh, lo pensi tu, ma chi te l'ha detto, come lo dimostri? Comunque, a un certo punto Lucrezio, dopo che lui stesso ha inventato questa natura maestra
che si presenta e gli tiene una lezione sull'anima mortale, si comincia a innervosire e invece comincia a ribellarsi a questa visione, a questa sudditanza didattica nei confronti della natura, e invece che raggiungere, come avrebbe dovuto, la aponia, la tarassia, perché lui avrebbe dovuto dire grazie, cara professoressa natura, cara maestra natura, le cose stanno come dici tu e adesso io, libero dalle paure, me ne sto sereno nel giardino dei piccoli. Invece tutto il contrario, cioè è più angosciato che mai, è più teso che mai, per fortuna, perché vuol dire che c'è ancora questo conflitto. Quindi io credo che non si deve, è unico questo poema in quanto è di materia scientifica, però ricordiamo che per esempio Lucrezio crede che nel quinto libro scrive che il sole, le stelle e la luna sono più o meno grandi come li vediamo. Quindi cioè, ci sono delle, mentre ai suoi tempi già c'erano degli studiosi, dei ricercatori scientifici, i primi pensatori presocratici erano scienziati, no? Come ha mostrato anche il fisico nel suo libro dedicato ad Anassimandro Rovelli, i primi pensatori erano gli scienziati secondo i paradigmi e i canoni dell'epoca. Prima che Lucrezio dicesse questo, c'erano stati fior di scienziati a calcolare anche attraverso lo sviluppo dell'astronomia le dimensioni della Luna, degli astri. Invece lui dice no, sono grandi come li vediamo. Quindi ci sono delle, veramente delle, degli errori, no? Notevoli. Il leone ha paura del gallo perché dal suo corpo partono semina che gli pungono gli occhi. I vermi nascono per generazione spontanea dai cadaveri, le teorie aristoteliche della generazione spontanea, e la sede delle funzioni intellettive non è il cervello ma il petto. È chiaro, quindi ci muoviamo in un contesto in cui la visione scientifica ammirevole non è però certo conforme ai risultati conseguiti già ai suoi tempi. Quindi dopo questa lezione della maestra, e mi avvio concludere, sono gli ultimi passaggi, come dicevo, Lucrezio si ribella alla maestra che lui stesso ha introdotto e fa un'invocazione a Calliope, la musa dell'epica, che chiama con appellativi molto simili, siamo nel quinto dei sesti libri, a quelli di, dei sei libri, a quelli dedicati alla Venere che apre il poema, e a un certo punto arriva a dire che persino dagli dèi partono simulacri leggerissimi, ut aranea brateaque auri, come ragne e foglie d'oro. Le foglie d'oro che a fatica uno riesce a prendere e adagiare su una tela, no? Perché sono molto, molto leggere, molto, molto volatili. E quindi s'arrabbia, dice, contro la necessità di essere l'aponia e nella tarassia scatena una visione dell'eros che è tremenda, perché l'eros viene visto in sostanza come un duello bellico. Perché? E anche la descrizione è molto corporale, no? Quindi in sostanza la donna lancia un dardo all'uomo, il dardo dell'amore, l'uomo ne è ferito. Però vuole colpire la donna dove ha la ferita d'amore. E quindi in realtà in questa visione di Lucrezio non è l'uomo che penetra la donna, ma è la donna che lo attira a sé, subordinandolo a sé, nelle sue membra, perché l'uomo desidera congiungersi alla donna e quindi eiaculare, gettare lo sperma laddove è ferito dalla donna stessa. Quindi una visione cruenta, anche grandiosa, perché in effetti leggendo uno dice che potenza questa raffigurazione dell'amore sessuale, però anche una visione che denota una, non dico uno squilibrio, ma insomma una disarmonia, no? Perché mai non dovrebbe essere possibile un amore sia corporale sia spirituale
E mentre gli muovevo questi rimproveri, dico: Lucrezio, adesso però stai esagerando, perché non mi verrai a negare che certe persone si amano spiritualmente e fisicamente, tanto l'esperienza nostra e di altri ce lo indica, quindi non ci puoi convincere di questo. Allora lui stesso dice: ma non sempre per amore inventato sospira la donna, che abbracciando l'unisce corpo al corpo dell'uomo e lo stringe, lo bagna di baci, succhiando le labbra. Spesso infatti lo fa dal suo cuore e cercando mutuo godimento lo spinge a percorrere insieme la corsa d'amore. Né in altro modo uccelli, armenti, fiere, greggi e cavalle potrebbero soggiacere ai maschi traboccante, ricambia gioiosa l'amore di chi la monta. L'amore degli animali è un amore puro, stupefacente, no? Non dice l'amore bestiale degli animali, che fai, la monta come gli animali, no, quello nasce da Venere, dall'alba Venusse, e non vedi chi avvince il piacere scambievole, come si torturano spesso nelle arci comuni, come spesso i cani nei trini, bramosi di separarsi, verso opposta direzione con forza tirano, desiderosi, eppure stanno vinti dai robusti intrecci di Venere. Non dice, le cagne, eh? Dice no, sono vinti da questa forza di Venere. A questo punto, prima della conclusione, vorrei invitare Luca Cenciarini a leggere un passo in cui Lucrezio scatena, lo dico subito, la sua misoginia, anche se non la sua misoginia non lo rappresenta interamente, perché lui ha un profondo rispetto per le donne, però qui rappresenta alcuni tipi di donne. Ora, ai suoi tempi, il greco era un po', con qualche analogia possibile, posso dirlo, quello che è l'inglese per noi. Quindi certe cose che Lucrezio non riusciva a dire in latino, infatti di continuo si lamenta almeno due volte, dice però il latino è impossibile fare questi ragionamenti filosofici, no? Qui ci vuole il greco. Lui che conosceva bene il greco usa parole greche per difendere, per delineare questi tipi di donna, no? Uno per esempio dice la donna a cosmos, cosmos vuol dire ordine, che il traduttore con un'intuizione molto apprezzabile, Guido Milanese, rende con l'inglese casual, dice una donna che veste in modo casual, che sarebbe la cosmos greco. E così nella lettura di Luca Cenciarini vedrete delinearsi, anche con termini inglesi, questi vari tipi di donne romane del primo secolo avanti Cristo, come le vede il pezzo. Non mi sembrano poi abissalmente lontani, almeno da analoghi personaggi perlomeno televisivi. E si scoprono questi mali in un amore che va bene e assai fortunato, in uno che vada male o senza speranza, senza numero sono i mali che puoi cogliere pure ad occhi chiusi. Sì, che è meglio vegliare da prima in quel modo che io ho detto e badare a non essere avvinto, perché fare attenzione a non essere gettati in reti di amore non è così arduo come uscire dalle reti, se si è in esse caduti, e dissolvere i nodi robusti d'amore. Pure, anche irretito e avviluppato, tu potresti sfuggire l'avversario, se non fossi tu a ostacolare te stesso, ignorando anzitutto i difetti tutti dell'animo, o anche quelli che sono del corpo di lei, che tu brami e vuoi. Questo fanno di solito gli uomini, accecati dal desiderio, e accordano a esse qualità che non hanno realmente. E per questo vediamo donne brutte e sgradevoli, sotto molti aspetti, essere oggetto di teneri amori e avere grande successo. L'un con l'altro si prendono in giro e si spingono ad ammansire Venere, poiché sono attristati da ignobile amore. Spesso non vedono, poveretti, le loro stesse immense disgrazie. Quella scura, nei dark, trasandata e fetente, un po' casual. Verde azzurra negli occhi, palladio.
tutta nervi e legnetti. Gazzella. Corta come una nana? A real star, tutta pepe davvero. Grande senza misura, she's a wonder, che classe. Balbuziente, non riesce a parlare, scherzosa. Muta, così riservata. Antipatica, aggressiva, ciarliera, poi diventa una fiamma. My little love, se non riesce più a vivere per la consunzione. È già morta di tosse? So tender. Quella grossa e tettuta? Come celere dopo il parto di Iacco. Naso piatto? Sirena. O una satira. Labrona? A living kiss. Troppo lungo se volessi dir tutti i fatti come questi. Ma abbia pure un viso di classe finché tu vuoi. E da tutte le sue membra sgorghi la forza di Venere. Pure altre ne esistono. Pure senza di lei siamo prima vissuti. Pure fa cose uguali alla brutta. E sappiamo che le fa. Si profuma lei stessa con odori repellenti, poveretta. Scappano le cameriere lontano da lei e ridacchiano nascostamente. Ma l'innamorato respinto, spesso piangendo, ricopre la soglia di fiori ghirlande. Stampa baci, poverino. E se lo ammettessero in casa, e un soffio solo lo colpisse di quel profumo, cercherebbe decorosi pretesti per andarsene via e verrebbe meno il lamento d'amore a lungo studiato. Si darebbe dello stupido, perché a lei ha attribuito più di quanto sia giusto concedere a un essere che è mortale. E ciò non sfugge alle venere nostre. Ed esse, per questo, tanto più celano con massima cura e retroscena di loro vita. A chi vogliono tenere legati, stretti nel loro amore. Inutilmente, perché tu riflettendo puoi ugualmente tutto trarre alla luce e indagare ogni aspetto ridicolo. E, se è gradevole di carattere e non odiosa, vicendevolmente potrai lasciar correre, perdonando alle umane miserie. Questa lettura di Luca così efficace ci fa cogliere anche alcuni tratti comici presenti nel poema, no? Che affiorano di continuo, perché l'ironia può generare il sarcasmo e in certi casi il sarcasmo sgorga in comicità, accentuata dal ricorso all'inglese. Però ecco, per quanto riguarda il rapporto di Lucrezio con la donna, vorrei notare che è vero, sì, che deride questi personaggi mondani della scena romana di un periodo anche di decadenza dei costumi sessuali, no? In cui non c'era più la Roma delle virtù puritane, rigorose, ma è anche vero che poi alla fine inizia il poema con l'invocazione a Venere, che è una donna, che è l'unica dea della poesia inconscia e volontaria, è la natura, che è sempre una donna, che esalta Calliope e che poi presenta anche la figura di Cerere. Anche Cerere, fecondatrice, perché a Roma si sviluppavano i culti misterici, e quindi una serie di figure femminili decisive. La natura stessa è presentata come un'elma gigantesca, e qui viene da pensare che forse nelle operette morali la figura della donna, della natura, ideata da Leopardi, debba qualcosa alla rappresentazione che dà della natura Lucrezio prima che faccia il discorsetto di prima, perché la vede proprio come una gigantessa. Come si completa, come si conclude il Rerum Natura? Con la peste, con la descrizione della peste di Atene. È significativo che Lucrezio si richiami proprio letteralmente alla descrizione che ne fa Tucidide, nel primo libro, mi sembra, delle storie, perché riferisce tutti i fatti che riferiva Tucidide. C'è la scena finale di quello che getta il familiare nel rogo di un altro, e la stessa scena c'è anche nelle storie di Tucidide. Qualcuno ha osservato che forse non è la peste ma il tifo petechiale. In ogni caso, questo grandioso finale è coerente con la sua rappresentazione,
Qualcuno ha osservato che non lo è sempre con la nostra nostalgia sottotraccia dell'apnea e della tarassia, e quindi però forse è coerente col genio poetico e con la sincerità di questo poeta che da un punto di vista filosofico sostiene la teoria di Epicuro, ma poi quando ci mostra i cataclismi, le eruzioni vulcaniche, le stragi che colpiscono tutti, la peste che colpisce tutti in modo indifferente, ci saluta con un gesto di pietà perché fa trapelare questo, nella fine del suo poema, questo gesto di comunque portare sul rogo il proprio familiare morto. E quindi è felicemente aperta la contraddizione tra la filosofia e la poesia, tra il pensiero di Epicuro e il suo genio poetico.